Ma questo mi sa che è il re solo, ignorante di... No, questo qui è mio zio Giuseppino, e lui era re della Tacete Sicilia. Tacete subito! Allora! Era una mostra di arte! Cosa ti ho detto? Ci ho detto zitto! Allora, questo è il primo video con il nuovo membro! Perché Alex basta! Ha rotto! Come basta? Non è possibile! Che ci sta a fare allora? Per essere espulso, per essere espulso. Quindi è il primo video Dov'è che non lo vedo? Aspetta che adesso te lo esco subito, te lo esco. Lui è solo, cioè... Vabbè. Allora, è lui, è solo lui. Dov'è? È lui, non è lui. Aspetta che non lo trovo più. È sasso, vuol Non è proprio un sasso. È una palla. Allora, anche tu. Però nessuno ti dice niente. No. Sasso VGF. Però dobbiamo fargli gli occhietti però. No, stai zitta e levati immediatamente. Allora, sasso VGF. Toglietevi. Non lanciare. No. Allora, sasso VGF. Spinto. È ciotola VGF adesso. Ah, quanto odio queste persone. Bene. Allora, adesso smettila di molestare sasso VGF, grazie. Non è un sasso, ma in futuro troveremo uno che gli rispecchia meglio. In compenso, tu oggi puoi rimanere. Adesso ci sono allora. Solo vai. Oggi, da domani via, ok? Basta. E vai. Un sasso. Fino a oggi ci sei. Domani? E domani no. No, domani via, ok? Oggi. Va bene. Oggi qui. Domani? Boh. No. Devi dire bene. Oggi qui, domani? Via. Bravo, più cattivo però. Oggi via. Qui, domani? Oggi qui, domani? Via! Bene, allora, adesso iniziamo. Però oggi c'è una sfida extra, ok? Per rendere... Tentiamo, cos'era? Allora, prima di tutto siamo in una mappa che ha scelto la sbanunata. Infatti è un po' buia, però è molto paurosa, molto misteriosa. Quindi io conto di far cagare addosso Alex per l'ultima volta. Visto che da domani si cagherà addosso sasso VGF. Anna, smettila di toccarlo. Ok? Quindi, adesso indosserò i panni di un mostro favorito da tutti. Proprio per celebrare un po' questo momento intrigante. Esattamente, proprio lui. E vi informo che c'è una sfida, se lo trovo, Mister Forchetta, che tende a nascondersi ogni tanto. È un po'... Trovato? No. Mister Forchetta! Mister Forchetta! Dov'è? Spiega la sfida extra! Spiega la sfida extra! Chi ti ha chiesto di borbottare come un maiale? No. Qualcuno te l'ha detto che dovevi borbottare in quella maniera? No, se io non trovo... sul foglio! Zitto! Ti posso consigliare la categoria? Sì, certo! Final Night 3 Pill Pack! Non lo trovo comunque... Ah, eccolo qua! Bravo, Alex! Ma... Non per questo potrei rimanere oggi qui, domani via. Ok, allora adesso che siamo pronti vi dico la sfida. Voi intanto avete 30 secondi per nascondervi. Vi massacro, Sasso VGF è molto bravo, vedi come ondeggia in modo... Non si ferma più poi. Devi mettere contro questa porta. Te ne vai via. Vai lì. Sto dove voglio. No, devi stare lì. Hai 3 secondi. Ok. Ti ho detto che devi andare lì, per favore. E dai, ma c'è il mio nascondiglio lì vicino. Vattene, non mi interessa. Vai via. Allora, stavo dicendo la sfida. Quindi la sfida è questa. Intanto vedo che sasso VGF continua a oscillare, bravissimo. Il peggiore, cioè quello che proprio oggi farà meno punti. Quindi che no, che viene preso dire, prima. Come si fanno meno punti? Facendo schifo. Anna, te ne devi andare. Ma subito. Io voglio nascondere. Ti ho vista, vattene subito. Deficiente. Quindi quello che farà peggio, no? Che poi concorderemo un po' il punteggio peggiore. Praticamente sarà condannato. E qua dovrete ovunque collaborare voi per noi. Su Instagram ad essere taggato in miliardi di post dove avrà il cappello da asino. Ok? No. Sì. Quindi ovunque, capito? Cappello da asino, muso da asino, tutto da asino, capito? Un asino sopra, tutti asini, una questione di asini, quindi. Asinati. Bravo, tu oggi sei veramente una persona di un cervello. Non servi a niente probabilmente. Io ti consiglio di migliorare, perché anche la performance laionica all'interno del video viene considerata per il punteggio finale, okay? No, quindi, no, non è vero. Non me ne frega niente della tua... non sono giuste. Guarda, quando mi interesserà la tua opinione, allora ti verrò a fare richiesta. Per il momento conti meno di questa piantina qui. Vedi, questa pianta l'ascolto più di te. Io adesso vi trovo pianta. Bravo, non ti preoccupare. Adesso vi trovo a tutti, vi massacro, ok? Non vi preoccupate. Sei partito perché? Certo, e beh, cosa fai? Ti do altro tempo? Ma dillo, porca miseria! Allora, io vi consiglio di aver trovato un nascondiglio come si deve. Perché io vi informo. Bravi, bel coro. Perché grazie. Io vi informo che questa mappa la conosco bene. E ci sono delle aree molto brutte e segrete. Che mi sto cagando addosso anche io a mia volta. Ok, perché... Ma come, sei tu il mostro? Lo so, però... ma sono brutte, forte. Sì, ci sono delle zone molto misteriose. Ma sei invisibile per ora? Per ora no, ma adesso lo sono diventato. Ma grazie dai, per avermelo... Dici? Giorgio è stupido, grazie per avermelo ricordato. Sì. Qui intanto c'è sasso VGF e continua a ondeggiare. È molto bravo, è bello. Ah, ma che abbiamo qui? Anna? Che c'è?
E c'è? Invece niente, era una Mamma buffa mia. Era una specie di truffetta. Però Allora, questi silenzi singhiozzate mi stanno facendo venire le palpitazioni. Cos'era? Cos'è successo? Oh mio Dio, era il tuo suono. Tutta la casa, mi sono spaventata. Giorgio, perché ti sei cagato addosso da solo? Cosa c'è? Stavo guardando verso l'alto e ho sentito il tuono e mi sono spaventato. Ah, che topino simpatico. Ma adesso è arrivato il momento. Chi c'è qui? Chi ha scelto questo nascondiglio? Dove? Quale? E invece non, mi sa che non c'è. Beh, sì. Basta con questi blef però. No, ero convinto di aver visto qualcosa. Mi sembra impossibile che nessuno abbia scelto questo nascondiglio. Eccellente questo nascondiglio. Ebbene, allora vorrà dire che sicuramente qualcuno però ha scelto questo nascondiglio. E invece non è vero. Però scrivici il nascondiglio, allora, se no come facciamo a sapere se io l'ho scelto? Hai finito Cos'era? L'aria? Avevi finito sì, l'aria? Esatto. A metà della frase. Sì. Permesso! Mi scusi! Per favore! Spostami! Niente. Anna è andata. Anna è andata. E dai! Fai schifo, cioè non è che si poteva pretendere di andare avanti, cioè, un po' pessima. Però adesso non ti preoccupare che arriverà subito qualcuno a farti compagnia. Non è vero? Ai. No, che c'è? Ai. Che c'è? Qualcuno? Sì. Ucci. Sento odor di bambinucci. Perché? Ho paura. Un imbecille è andato a infiltrarsi in un punto. A parte molto illegale. Perché io quasi non riesco a passare qui. Ma dove? Vergogna chi. Adesso vediamo chi è stato. Perché chi è stato qua deve pagare amaramente. Posso scappare dal mio posto? No, assolutamente. No, ti prego. No, ormai hai scelto. E ormai Alex, non puoi. Allora lo dico, Alex è scappato dal suo. Ok? Bisogna essere giusti. Alex ritorna immediatamente. Immediatamente dov'eri? Tornaci subito. Poverino. Ruido schifoso. Guarda qua che schifo. Io devo vedere dove voi avete scelto di nascondervi. Ognuno di voi devo vedere dov'è il posto che ha scelto. Perché se è bellissimo. Mi auguro che sia quello di prima. Sei dove eri prima. È quello di prima, ma penso che tu non l'abbia capito. Addirittura c'è un passaggio segreto. Te lo dico. Ce n'è più di uno di passaggio segreto. È molto segreta questa mappa. Questa mappa è un passaggio segreto. Sì, molto segreta. Ascoltami bene. Allora, io qua ho trovato che c'era una breccia nel muro. C'era un buco nel muro, ok? Ok. E praticamente sotto ci sono dei cunicoli che sembra tipo una miniera, ok? Sì, esatto. Ok. Giorgio, smettila di cagarti addosso per i tuoni, che cacchio. Quindi, Alex, quello che ti voglio chiedere è anche a Giorgio: siete qui in questi cunicoli tipo di miniera? Per caso? No, neanch'io. Ok, però per arrivare dove sei. Posso darti un indizio? Dimmi l'indizio, sì. Tipo, penso che io e Giorgio siamo nella stessa stanza, però non l'ho mai visto. Ah, scusa, che cosa vuol dire? Se diventa visibile. Ma è uscito, quindi. È impossibile quello che mi stai dicendo. Non so io, insomma, ma non è che so. No, allora state dando fastidio, ragazzi. Mi state dando fastidio. Mi state dando fastidio. Alex e Giorgio, siete troppo nascosti. Questa cosa è illegale. È illegale. No. Allora, non esiste. Avete fatto una cosa illegale? Perché io so che siete andati a nascondervi in qualche posto che non vale. Quindi, No. Chiamo assolutamente. No. Non mi fido. Sono sicuro che siete andati. Cioè, perché poi avevate fatto un sacco di rumori quando io ero qua sotto. Cioè, sì, allora. No, noi non siamo mai stati. Io non sono mai stato sotto, Scusa, allora perché stavate facendo tutti quei versi quando io ero sotto? Non è possibile. Io ho visto la tua luce quando. Oh mio Dio! Ma tu ti cavi addosso da solo! Ma perché fa la luce? Penso che sia tu! Devi mi confondi! Cosa? Imbecille! Oh! Sono molto contento! Cretino! Ma era giusto il posto con Scusa, ma dove eri? Eri sopra! Sì, ero sopra, vieni. No, allora fermo, che qui mi sa che... Levati, vai via. Ok. Sparisci dalla mia vista immediatamente, perché adesso c'è l'altro, Il piccolo lurido, schifoso. Chi è che fa versi? È Giorgio? Chi allora è quel schifoso di Alex? Quel topo ragno? Che forse, guarda, hai paura, Schifoso, adesso muori però. Vieni qua che sono dietro di te. Sono dietro di te, Alex. E dove vuoi andare? Ma cos'è?
Soffri! Oh, oh mio Dio! Brutto. Allora, ho trovato tutti perché Anna è morta. Sì, 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 adesso sì, sono stata la prima. Cioè, c'erano dei nascondigli 10 volte tanto quello che avete scelto voi. E no, io infatti, no, no, stai, io ti mostro il mio. Vieni, ti ho parlato, vieni, ti guarda, ho parlato. Non vuoi vederlo? No, non te l'ho chiesto, se te lo chiedevo. Ti mostro il mio, vieni a vedere. No, te lo non te l'ho chiesto, cioè se te lo chiedevo, allora potevi, non te l'ho chiesto. Vabbè. Mi sembra che no, cioè, mi sembra ragionevole, no? Va bene, Alex, mostriamocelo a vicenda, vieni. Fatti esatto, vedere. Esatto, ciao. Va, vai, andate. No! Va. No! Ricordiamo di bipare questa parte, ma tanto tutti vabbè, sanno che cosa ho detto, tutti lo sanno, ok? E falsità, la malizia è, è negli occhi di chi vede, di chi sente. È nel cuore di tutti. Tua sorella è in monopattino, guarda che sei un imbecille. Venite al centro, dov'è? Anna, Anna, se ti vedo, Anna, se ti vedo, se ti vedo toccare, Anna, se tocchi di nuovo sasso VGF, io ti trasformo a te in cavolfiore VGF. Va bene. Che è anche peggio. Adesso. Che schifo, cavolfiore. Lo so. Allora, il prossimo mostro a cercare sarà, visto che è il suo ultimo, la sua ultima volta qui con noi. Visto che da oggi, oggi sei qui, ma domani, domani va via. Via. Quindi, proprio lui, Alex Nautz. Ok? No. Sì. E diverrai. Ma sicuro, sicuro. Diverrai, sì. Reaper Balloon Boy, dalla stessa categoria. Final Nights 3. Qua. Ok, perfetto. Muoviti un po'. Che brutto, ma scherzi. Però vedi come tocca con quelle dita. Corre. Molto corre. Corri un po', fai vedere. Palla. Perché non ascolti le parole che io dico? Mannaggia te chi t'ha creato, eh? Mannaggia Pippo. Tu sei progenie di Pippo. Sì, un imbecille sei, altro che un elicottero. Ah, andiamocene, ti prego. Andiamocene, sì, perché è molto brutto vedere Alex. Voglio nascondermi con te, per favore. Ma io... Vabbè, venite, vi mostro. Tu non barare, sporcaccione. No, non baro. Allora, vedete, questo posto voi non conoscevate, giusto questo? Sì, conoscevo. Ok. Io allora, no. Entra. Topone. Levatevi dalle balle, scusate. Levatevi dalle balle, grazie, molto okay, gentili. Allora, adesso ci penso io, eh. Voi state fermi e io vi mostro il posto eccellente che vi dicevo, ok? Questo ma di qua, di qua? Il posto eccellente. Adesso vi faccio vedere perché non è proprio... Ci vuole un attimo, bisogna... Tu, Alex, ci devi dare un attimo perché... È importante. È quest'attimo, eh? No, ascolta. No, va bene, giusto, il posto è complicato. Ti è stato concesso di divenire il mostro un'ultima volta. Se io fossi bene, al posto tuo, aspettare. Infatti, devi aspettare il aspetterei tuo tempo. Un attimino perché mi sembra anche ragionevole, ok? Perfetto. Allora, noi altri invece venite con me, vi mostro il posto. Qui. Ok. Prego, andate, spostatevi un attimo che qui. Molto bello, molto facciamo bello. Facciamo anche una così. Ok. Giusto. Vale. Venite qua. Beh, è qua il posto. Qua c'è un passaggio segreto incredibile. Oh, un posto. Non vuole piazzare i divani, eh? Non sto piazzando i divani, imbecillone. No, noi li prendiamo i divani. Andate di là, dritti, bravi. Andate. Okay. Ok, un attimino, allora fermi così. Poi, praticamente, Alex, ti dico già che puoi partire perché noi siamo già collocati in the place of invisible, eh? Incredible. Ma è tutto qua. E sono degli ambienti che veramente fanno paura, tipo lo scantinato sì, in cui non andrò. Se venite di qua, venite di qua. No, Janoschio, vieni qui, vieni qui, guarda. Hai vieni, trovato? Vieni. Un posto qua in su. E cosa qua c'è su? Qua su? No, dai. Non lo so. Ma c'è lui, ma Giorgio fai cagare! Giorgio fai cagare! Giorgio, incredibile, incredibile! Imbecille! No, Giorgio, no, aspetta! Ferma! Ah! Non toccare, sai! Allora, Giorgio, adesso ti allora. Mettigli le sbarre, fai qualcosa! No, allora, Giorgio ha rovinato tutto. Giorgio è un pisello! Vergognati! Com'è possibile, Giorgio, che tu sia così? Anna, smettila di toccare! Fermi, ci penso io. Anna, molla! Anna, mannaggia te! Ma non l'ho preso! Ma guardate dove cacchio siamo andati a infilarci. Vabbè, passiamo attraverso, via. Ok. No, Alex, non vale, oh! Allora, stai zitto, che cosa vale e che cosa non vale, non lo decidite. Allora, siccome è colpa di Giorgio che siamo stati visti. Ok, giusto. A egli non merita più di vivere qui nello stesso nascondiglio con noi. Giusto. Quindi, Alex, prego. Lo posso uccidere? Sì, ovviamente. Puoi averlo. No, non puoi, ovviamente. Puoi no. fargli quello che vuoi. Puoi frugargli ovunque. Cioè, vieni, Anna, cosa, vieni. No? Ovunque. Dove sei? Sono qui. Anna. Qui. È deficiente. Questo qui. Vabbè. Vivi dove cacchio vuoi, non ti voglio vedere più, va no, bene? C'è Giorgio. Arrivederci. Benissimo, bene. Me ne vado. Giorgio è una sentenza a morte. Adesso? Dai. Ok, Anna, stai ferma però, perché se mi fai scoprire come fa Giorgio, se io ti vedo, guarda, no, tirerò no, giù. Non mi vedrai sicuro. Una macumba popò enorme. No, Lion. Cosa se tocchi c'è? Qui, no, succede una cosa. Non è vero. Sì. Oh!
Ma ora mi hai fatto fare un danno. Scusa, deficiente. Ferma. Ok. Mannaggia Pippo. Aspetta. Che è successo? Stai zitto te. Ok. Allora Anna, non mi far fare. Scusa, pensavo fosse buono. Cosa sei? Una scoiattola. Un ramarro. Se stai così si vede la testa attraverso la parete. Così allora, sono un ramarro per terra. Giorgio, come va la tua vita? Non mi trovo. Ma benissimo. Hai trovato un nascondiglio adatto alle tue tutto possibilità? Tranquillo, sono qui vicino al mio lettino. Perché borbotti? Ho chiesto forse di borbottare come una pentola di facciolas. Ma com'è possibile? Ma vado indietro al posto di andare avanti. Stai forse cuocendo le cozze per poi ciucciarle come fai di solito? Forse? No. Allora cosa stai cucinando? Dei fagioli borlotti, borbototti? Sì. E la puoi smettere di parlare come un cristià che si comanda? Ma sono buoni. Tua sorella non è buona, è brutta come te. Appunto. Dove siete? Quella megera. Allora Alex, nessuno ti darà nessun indizio, quindi faresti meglio ad essere un bravo mostro e a cercarci prima che io mi arrabbi. Hai 3 secondi per trovarci. Tre secondi. Sì, due secondi, un secondo, sei un pisello. Dai, su, dai. Andando in tutte le camere adesso. Bravo, trova. Sì. E sì. Sento che qualcuno è qua. Lo sento proprio. Non puoi cliccare a caso, mi raccomando. No, l'ha trovato. Bravo. Non male. Dai, se l'è cavata bene, dai. Per scongiurare la situazione che io possa divenire un asino e di essere taggato in miliardi di asini, cosa che non avverrà, noi due Anna dobbiamo sopravvivere ancora per un po', ok? Va bene. In modo da dimostrare di essere bravi, ok? Questa cosa qui è importante. Anna, smettila di andare lì, ok? Ho paura che sbuca, capisci? Comunque, se io vengo preso è colpa sua, è prima di Giorgio. Secondo me Giorgio è quello che si sta piazzando peggio come asino, no? Perché? Secondo me Alex, ci hai fatto scoprire. Ci hai fatto scoprire all'inizio immediatamente tu, Giorgio. Non era intenzionale, quindi cosa c'entra? È un asino, non è che è un asino intenzionale. Allora, guarda, adesso apro le storie del mistero. Se esce una pagina pari, sei un asino. Se non esce, è Alex. Ok, vediamo. Fammi vedere, però. Ma scusa, quando apri le pagine c'è sempre una pari e una dispari. Guarderò quella sulla destra. Vediamo. Ok. Pagina allora saranno tutte dispari. Anche Anna ha ragione, però, Allora, Alex deve essere un asino per forza. No. Allora, vattene subito via perché. Dai! Scusa. Allora, cosa stavo facendo io mentre tu stavi zitto? Non lo sapevo che stavi facendo ciò in quel punto. E quindi tu cos'è che stavi facendo? Adesso, guarda, ti metto talmente tanti divani qua dentro. No, vieni. Sei un asino enorme, Alex. Le storie del mistero hanno parlato. Guarda, qua è pieno di divani. Se riesci a prenderci, puoi avere la tua possibilità. Io sono scappata, ciao. Anche io me ne vado perché Alex non deve avere questa possibilità di vittoria. Quindi, arrivederci e grazie. Buona fortuna a te e a quella mongolfiera della tua sedia su cui sei appollaiato da quando sei nato. Guarda, brutto zozzone schifoso. Sì, fai il tuo verso, fai. Arrabbiati. Giorgio, ma tu sei morto, vero, povero topo? Sono qua in giro. Che sfortuna, guarda. Rientra nel gioco con me, vieni. No, non vale. Vieni, che Alex cerca di dire che cosa vale e che cosa non vale. Ma io qua sono io che ho le redini del gioco. Sono il mastro. Non senza farlo capire a lui. Non posso, Giorgio, cioè devi trovarmi tu. Cioè non posso mica mettere. È possibile, enorme sto posto. Ma non posso mettere a rischio il mio nascondiglio. Incolumità. Certamente, cioè sei pazzo. Guarda, mi metto qua. Va bene, ci penso io. Incredibile qua, sono in un nascondiglio perfetto. Perfetto. Ma sei stato un muro? No, assolutamente no. Cosa vuoi? Un pavimento. Ma cosa stai dicendo? Ma che dici? Ma ti ho visto la testa. No, ero io, scemo. Schifo che fai. Come fai a confondermi con Giorgio? Che ne so, non è colpa mia. È un complimento, cioè, no, ora è Bruce, è un topo, scusa, non è per dire, ma è un topo, raga, è un topo, cioè un leone con un topo. Devi essere un po', insomma, ma avere problemi. Il leone fa paura, ok. Tua sorella fa paura. E dai anche pure. Tu. Non è vero. Sì, sei brutto. Adesso però, siccome siamo amici, Anna è sola in mezzo alla notte buia. Ma Alex, io stavo parlando con te adesso. No, cioè, scusami. È perché vedi che va rimpiazzato. Vedi? C'ho ragione. Con sasso. Giorgio, cerca, vedi se c'è un sasso tra gli oggetti della spawn list, ok? Vedi se trovi un sasso. Così facciamo, ci togliamo via il dente e via il dolore, capito? Perché non è possibile più tenersi Alex. Un sasso con gli occhi, se possibile. Mi sa che non c'è nulla. Devi venire. Posso dirlo con questo? No, cosa no? Tu devi. No, questa è una ciotola, è una palla, togliela. No. Tu non c'è niente da fare. Cosa? Tu allora. No, silenzio.
cosa, no, cosa, cosa, come cosa, osi? Cosa, ma cosa? Ci puoi arrivare là, E chi te l'ha detto? E chi te l'ha guarda, detto? Guarda, chi te l'ha... No, scusa, metti che c'erano... Tu non hai neanche... Vieni subito qua, come hai... Perché hai detto... Giorgio, mostrifichiamoci immediatamente. Ok, diamogli ciò che merita. È dietro di te. Dov'è? Non lo vedo. È scappato. Andiamolo a cercare. Dov'è andato? L'hai visto? Non lo... Di qua. Vieni, vieni. Però non mi mister forchettare. Io sono scappata via, perché non voglio essere uccisa. Sì, mister forchetto io, se tu... Okay. Se lo vediamo. Dov'è? Attenzione. Non lo so. Alex, metti subito fuori il naso, schifoso. No, dove paura. Sei? Non me ne frega niente. Fai bene ad aver paura. Ho visto Anna, ma non è Alex. No, eccolo! No. È al piano di sopra! No! È qua, l'ho visto! Sinistra. Sì! Aspetta! È qua, mi sa! Qua dentro? Aspetta, arrivo! Oh mio Dio, mi sono spaventato. Non sapevo. Dov'è non è andato di qua? So. È per forza di qua. Eccolo, lo sapevo. Ma che era qua. Cala a caso. È tua sorella in carriolone. No. Maledetto, pusillanime. Te no, comunque dico. Scusa, non l'ho fatto apposta, ho premuto per sbaglio. Vabbè, dimmi cosa c'è. Confermiamo, aiuto. Basta, ho finito. Che c'è, Giorgio? Dimmi tutto. Confermiamo l'asino per Alex, per favore. Cioè, allora, aspetta. Allora, facciamo una valutazione oggettiva in modo che la giustizia sia qua giustifica. Ok? Okay. Dov'era la stanza dove eravamo? Non mi ricordo più. Qua. Non lo so. Allora, come vedi, Alex, tu ci hai preso attraverso il vetro. Cosa illegale. Esatto. Illegale. Ma poi ci sei andati illegalmente là. E tu che ne sai se magari la porta si poteva aprire? Puoi aprire. Non è vero. È certo che puoi, guarda. C'è un tasto segreto, tu non lo sai. Vedi? Ecco. Ma non vale, non puoi aprirla così. Che ne sai? Scusa, Non vale, è scritto nelle regole del G-Mod di Lion. No, tu, guarda. Ho trovato un passaggio segreto, guarda. Non è vero. Però, da qui, guarda, se tu... Giorgio, ti levi dai... Scusa, cioè, ma è impossibile! Dai, ma che cavolo! Scusami, No! Scusa, cioè, io camminavo ed eri sempre in mezzo! E cercavo di spostarmi e tu mi seguivi! Ma scrostati dalle balle, via, no? Basta, sto qui! Vivi in un angolo! Abita nelle fogne del mondo, non lo so! Occupa uno spazio vicino al sifone del cesso, dove tu appartieni! Allora... Adesso non gioco più, basta. Va bene, ti sostituirò con un tonno morto. Che tonno morto, UGF! Allora, stavamo dicendo, guarda, a questo punto io l'asino... Allora, sicuramente l'indecisione per chi deve essere asinificato è tra Giorgio e Alex. Ora, chi dei due debba essere asinificato, sinceramente io non lo so. Proporrei di far scegliere a voi, cioè poi scegliete voi, ok? Asinificate Alex, se preferite che lui sia stato il peggiore... Vedi, sta anche rompendo i vasetti. Guarda, è lui, anche secondo me. Come io? Secondo me è illegale. 9 volte su 10 Alex. Una volta su 10 è Giorgio. Quindi, se proprio volete asinificare Giorgio perché si mette in mezzo alle scatole, asinificatelo. Ma secondo me è da asinificare 100-100 Alex. No, okay? non vale così. D'accordo, d'accordo. Togli sto vasetto della mestra. Ok, Giorgio. Ammazzamelo, dai, lo sto tenendo, ammazzalo, dai, sbrigati. Ok. No, voglio Bene, per questa volta ci fermiamo qui. E da Lion, Giorgio, Alex ed Anna, out!